la messa dedicata ai defunti nella chiesa San Nicola di Bari di Ceraso. Particolarità di questa funzione pomeridiana a chiusura di tutte quelle del mese di novembre, i ministranti che fanno parte della confraternita Sacro Cuore e Madonna del Rosario. Durante le celebrazioni, infatti, non ci sono gli usuali chierichetti, bambini o adolescenti ad aiutare il sacerdote, ma adulti che fanno parte dell'associazione religiosa. La realtà delle confraternite nel Cilento è forte ed efficace in molti contesti. Il ruolo che svolgono è importante: incrementare il culto cristiano, aggregare i fedeli e promuovere la solidarietà attraverso iniziative sociali, culturali e di beneficenza. Hanno un loro statuto, un nome ed una cappa, l'abito del pio sodalizio di appartenenza. La confraternita di Ceraso, che conta 33 componenti, è nata dalla fusione di due associazioni religiose del passato, composte da soli uomini o sole donne. In questa congregazione è ammessa la pluralità. Il padre spirituale è il parroco Don Pasquale Gargione. A sottolineare il compito principale della confraternita, cioè l'aiuto ai bisognosi, il priore Francesco Giordano. Sarebbe il primo proprio dei compiti della confraternita. Comunque noi è una cosa che possiamo fare in base alle nostre risorse. Aiutare chi è in difficoltà è infatti una necessità, soprattutto in questi periodi.